Pokémon Uncensored, il 31esimo episodio. A Bamber City sta per svolgersi il grande evento. L'evento in cui il professor Oak vuole evocare Giratina e far finire il mondo. Bello! Andiamo a dargli una mano. Ah già. Ah, non possiamo uscire da questa casa perché Adolfio sente di aver dimenticato qualcosa. Clicchiamo a caso. Sembra chiusa. Non possiamo aprirla? Tipo a testate? Questo macchinario sembra quello che aveva Oak nel suo vecchio laboratorio. E sti cazzi? Pure questo sembra lo stesso. Pure questo sembra lo stesso. Ma fammi indovinare. Sembra il laboratorio del professor Oak. Incredibile. Guarda se questa scatola era una scatola che aveva anche il professor Oak nel suo laboratorio. No. Ah, forse ci siamo dimenticati di spegnere la TV. Ah, no, era già spenta. Mannaggia. Entra nell'altra porta. Quale altra porta? Questa porta del trasporto, magari. Cioè. Hai visto? La macchina è senza fondo. Holy shit! No, le grotte! Leggiamo gli appunti leggendari. Sembra un diario di qualche tipo. Vuoi darci un'occhiata? Sì, leggiamo. Che pagina vuoi leggere? Oh, porca la miseria. Ah. 4 febbraio. Lo sviluppo del mio sistema di immagazzinamento dei Pokémon si è velocizzato. Grazie al professor Oak. Il suo contributo ha fatto veramente la differenza. Con le mie abilità al computer e la sua saggezza, penso che potremmo arrivare lontano. 13 febbraio. 9 giorni dopo. Mi sembra che Oak non sia più così interessato al mio progetto. Ieri mi ha detto che i server potrebbero essere utilizzati per qualcos'altro. Ma non mi ha detto cosa. È diventato un po' strano dopo la scomparsa di Rosso. 16 febbraio, 3 giorni dopo. Il posto è trasandato, metà della mia roba è scomparsa. Che cazzo? Oak è alla porta. Ma chi è che scrive questi appunti? Non lo so. Chi è che scrive what the hell su un diario? 17 febbraio, non so cosa stia succedendo a Oak. Mi sta forzando a usare i miei server per hackerare i computer della centrale elettrica. Non ho idea perché voglia fare tutto ciò. Ma perché no? Facciamolo! Ma non ho scelta. Ah, era per quello. Era una bella pistola alla tempia. 4 marzo. Gli ingegneri della centrale elettrica ora stanno combattendo duramente contro l'attacco. Oak ha borbottato qualcosa a proposito del fatto che questa possa essere un'ottima distrazione. Mi ha anche detto di lasciare Kanto immediatamente. Cosa starà succedendo? Niente, solo un'esplosione nucleare. 9 ottobre. Oak, nto, vo, to, a, luck. Cosa avrà voluto dire? Non lo sapremo mai. Fotte sega, puntini, altri puntini, puntini, puntini. Ah, è finito il diario. Prendiamole e basta. Diario di Bill. Spendere anche la matita? La matita la vorrei. Come l'Ikea, ti fiutti tutte le matite. Possiamo uscire adesso da questa stanza? Lo spero vivamente. Dai. Yes, baby. No! Post game, capitolo 5. L'incidente. Ok, è tempo di volare ad Amber City. Per risolvere tutti i problemi del mondo. Eccoci qua. Guarda qua, tutti pronti per il festone. C'è Brock. What? È Brock. Adolfio, è bello rivederti. Bimbetto. Vuoi fare la rivincita? Ah, niente da fare. Sei troppo forte per me. Oh, si sono tutti ridimensionati qua finalmente. Ciao, benvenuto al Pokémon Center. Ah, scusa, mi sono preso un giorno libero. Ma che cazzo? Sei preso un giorno libero per andare a lavorare alle bancarelle? Quindi è la mia gemella che si prende cura del centro Pokémon adesso. Siete tutte uguali. Cazzo mene. E sta gente? Ciao Adolfio, sono Bill. Ah, proprio te cercavamo. Grazie per avermi salvato dagli scagnozzi del Team Heroine. Quando l'abbiamo fatto? Non mi ricordo più. Ne abbiamo uccisi così tanti camper che abbiamo dimenticato pure che abbiamo salvato. Sono veramente eccitato. Dopotutto il professor Oak è un mio grande, grande amico. Non ti ha avvertito di andartene in un altro continente, no? No. Comunque, hai già fatto buon uso del mio sistema di immagazzinamento di Pokémon? Sì, Bill. Tranquillo. Sono tutti gli scarti, sono lì dentro. In realtà ne hai messi dentro pochi, ma guarda, fidati che c'è un sacco di spazio, eh. Puoi metterne di più di Pokémon. Dai, sta andando bene comunque. Lo riempirai un po' di più il mio sistema? Lo farai? Sì. Ma sai che collaborare con Professor Oak per far giungere l'Apocalisse non è poi una così cattiva idea? Sta venendo voglia anche a me. Ah, vuoi far vedere a Billy il suo diario? Sì. Ora, cos'è questo? Guarda, sta muto, ha capito. È colpevole. Io credo debba... Ti debba una spiegazione, vero? Ok, io... non siamo proprio amici. Io lo odio. Ma se non gli obbedisco, mi ucciderà. Ah, ucciderà tutti, tranquillo. Appena tornato a Putter City, Giovanni, non so come, ma sapeva del mio coinvolgimento nell'incidente. Ho lasciato un cartellone gigante con scritto "È colpa di Bill". C'era anche Bill. Sapeva tutto del professor Oak, questo è sicuro. Se il Team Heroine mi avesse rapito, sarei stato obbligato a dirgli tutte le informazioni. E poi Oak mi avrebbe ucciso. Ne sono sicuro. Puntini. Ma forse, solo forse,
fosse, tu potresti smascherarlo. Io credo sia all'ultimo piano della Torre Lotta. Sta preparando dei grandi fuochi d'artificio. Che sono grandi, siamo sicuri. Che siano fuochi d'artificio, poco sicuri. O almeno è come li chiama lui. Conoscendolo, potrebbe essere qualcos'altro. La Moab. Forse dovresti tenerlo d'occhio. Non si sa mai. Questo è tutto quello che avevo da dirti. Ciao Bill, grazie dell'aiuto. Ci tocca andare alla Torre Lotta. Forse qui sotto? Sì, è questa. Ah, c'è Purple. Oak è nella Torre Lotta a preparare la grande sorpresa? Beh, suppongo sia per questo che le attività siano chiuse. Meglio agire in fretta. Penso dovremmo usare l'ascensore per arrivare all'ultimo piano. Ma va? Andiamo a piedi, sono 47 piani. Diamoci una mossa. Bene, eccoci qui. Tu prendi l'ascensore di servizio. E lui? Le scale? Io userò questo ascensore qui. Ci vediamo sul tetto. All'ascensore! Beh, lunghetta. Ah, un corridoio lungo. La pula. Holy shit. Fermati, bimbo. Solo personale autorizzato. Scommetto, moriranno. Cos'è, un Inception? Ah, un minigame. Fico. Oh, wow, 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 wow. Holy shit. Oh. Sono personale Raga, autorizzato. Ma che minigame è questo? Ma lasciateci in pace, cazzo. Later. Si sentono chiaramente i festeggiamenti di fuori e la voce di Oak. Ah, sta cominciando un grande evento. Ciao a tutti. Siete pronti per la grande sorpresa? Sì, signor capitano. Diamoci una mossa. Sì, sono pronto anch'io. Facciamolo. Sorry for party rocky. Comunque, cazzo di Purple, non poteva farci prendere anche noi l'ascensore quello comodo? Che palle sto minigame. Dai, dai. Fai al cazzo tu. State pronti tutti quanti. Cazzo, meglio di un DJ, Oak, eh? E... olle. Oh la la, faccela vedere. Oh oh, Hardcore Mode Arena? Che minchia vuol dire? Non lo voglio sapere. Cos'è sta foschia? Cos'era questa, una palestra? È una Torre Lotta dove si fanno gli incontri. Un campo da basket. Oh beh, non abbiamo molta scelta, vero? Che diamine ci fai tu qui, bambino? Sembra che qualcosa sia andato storto sul tetto. Infatti sto per uscire e tu verrai con me. Vabbè, abbiamo pure il pulotto che ci fa la scorta. In cima alla Torre Lotta. Attenzione, varco dimensionale. Oak! Vai, Purple, sei tutti noi. Anche se spero che tu muoia. Sei arrivato tardi. Il portale è aperto. È solo questione di tempo prima che Giratina emerga. Sì, giusto. Cazzo, gli hai ragione, Purple. Le tue ultime parole? Fottiti. Ti sto per uccidere, Oak. Lo so, ma non me ne andrò senza un combattimento. Ah, pugni, giusto. Ma una pistola, un colpo di pistola, nessun combattimento, nessun singolare tensione, un colpo di pistola e si risolvono le questioni come insegna la mafia. O i poliziotti americani, entrambi. Arrenditi, ho già vinto, Purple. Sì, prova a battermi, sacco di merda. Minchia, ma c'ha 80 anni, quell'uomo ancora combatte. Ma l'artrosi, no? Moriremo comunque. È tutto qui quello che sai fare? Non posso essere fermato. L'apocalisse è qui, non si dipende da me. Oh minchia, sono entrati nel varco dimensionale. Sono tutti morti? Ma cos'è? Sembra la meme di Shooting Star. Che trash. No, hai per caso realizzato quello che hai combinato? Io suppongo che lì non ci sia ossigeno. Come fanno a parlare? Non doveva andare così. Tu morirai comunque. Per niente. No. Per Blaine. Per Roar. Sai il discorso di Aragorn? Per Adolfio. Perché si dissolve? Ah, ok. Sono morti. Che succede? Volano. Cos'è sta scherma? È finito. È finito. Raga. È finito? Ho i brividi. Raga, la pelle d'oca. Raga, non si vede, fotocamera di merda. E c'ho la pelle d'oca, raga, è finito, finalmente, dopo 31 episodi. Non ci avrei mai sperato in questo episodio. Unexpected. Ah.
La serie più lunga sul nostro canale. Quella che mi ha fatto smadonnare di più. Io spero solo che esca la scritta The End, senza punti di domanda, così le mandiamo a fare in culo. E forse oggi è un bel giorno. Savordez maledetto, tu che hai creato questo gioco di merda, facendolo prima sembrare un gioco divertente, poi dandogli una svolta seria a un gioco di Pokémon. C'è lavorato gente comunque dietro. Quindi, ricapitolando, Purple si è sacrificato per uccidere Hawk. Sì, varco temporale si è chiuso, Giratina non può uscire e uccidere gli altri, e la gente pensa che sia una festa e sono felici. Congratulazioni per aver completato il capitolo finale del post-game. Ora, prova a trovare 50 cazzi d'oro e aprire le 10 porte d'argento. No? No? Ehm, già che ci sei, perché non provi a ottenere tutte 97 le MT? L'idea non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello. Se vuoi qualcosa di più, prova a trovare 30 Golden Dildo e aprire il cancello della Final Cave. Ok ragazzi, ora, a tutti gli effetti la storia è finita. Noi non siamo molto propensi a cercare 30 cozzi d'oro per poi andare alla End Cave Final Dragon ammazzo tutti. Non abbiamo assolutamente voglia. Però, se riusciamo a far arrivare questo video a 25.000 like, cercheremo i Golden Dildo e andremo a vedere cosa c'è nella Final Cave. Se no, per noi la serie finisce qua. Ah! Quindi io spero che questa avventura vi sia piaciuta. Non ci saranno più altre serie sui Pokémon, perché dopo Pokémon Marrow Merda 1, 2, Scarce Edition e Uncensored direi che possiamo anche finire qui. Vi ringrazio per tutti i like e i commenti che ci avete lasciato. Dal Camper, da Spawn, da Adolfio è tutto, noi ci vediamo dove, quando, come? Come? Ma con un prossimo video. Asgana, wey!